C'è una cosa che volevo dirti. Adesso sembravi davvero Brad. Ci siamo. Cosa volevi dire? Eccoci, multi-streaming. Ho visto uno. Spero anche su Twitch. Un gabbiano, mi pare. Se stai... bello. Sai, me lo ricordi tanto. Intendi Brad? Mio fratello, a dire il vero. Anche se, ora che me lo fai notare, mi ricordi anche Brad. Sì, lo so. Sono... Ok, ho trascorso così tanto tempo a sfogliare le vecchie riviste di medicina che io e mio nonno abbiamo recuperato, che potrei iniziare a scrivere una, magari in futuro qualcuno scoprirà, si farà un'idea di come. Praticamente ho cominciato un gioco enorme. Ehi, tu sei il nuovo arrivato, non è vero? Nora Camarillo. Tengo in vita la gente da queste parti. Per fortuna vi hanno trovati in tempo. La tua amica era messa piuttosto male. L'ho salvata per un pelo. Sta alla grande. Una vera testa calda, quella lì. Se fossi in te, me la terrei stretta. Non ancora. Si è addormentata e vorrei che continuasse a dormire ancora per un po'. Quella ragazza è tosta, ma in questo momento ha bisogno di riposare. Quando si rimetterà in piedi, te lo farò sapere di certo. Cosa ti serve? Cosa vende questa? Quindi questi sono i mercanti, ovviamente. Comprano e vendono oggetti in cambio di scarti. I mercanti della World 13 vendono diversi oggetti, ok. Noi non abbiamo ovviamente un cacchio. Ovviamente. Va bene. Ci si vede. Cerchi Ford? È nel magazzino. Sono sicura che stia tramando qualcosa. Come sempre. Beh, se la mappa ce l'abbiamo anche. Ok. Questo sta dormendo. Cosa è? Via dal via stufata. Sei tu. Mi dispiace che ti ho svegliato. Sciocchezze. Avrai avuto un buon motivo. Mi casa es, eccetera. Allora, cosa può fare per te il vecchio Domande? Penso di avere qualche risposta. Bene. Parecchie cose. Mi chiamo Dente di Fango e nessuno è in giro da più tempo di me. Oppure ha visto più cose di me. Tranne il vecchio Ford, probabilmente. Ma quel vecchio fangoso bara. E poi non racconta quasi mai nulla. La gente viene a trovarmi solo per tre motivi. Ovvero le mie storie o il mio stufato. Già. Quindi, giovane, perché sei qui? Cosa sai dirmi su questa città? Città? Come no? Ai miei tempi un posto come questo l'avremmo definito un accampamento o un bivacco. Bislacco. Non ce la, questo non se ce vuoi. La fa, peggio di me. Nah, questa non è una città. Non ancora. Ma è un buon posto per stabilirsi. Ho vissuto da solo per anni, sai? Avevo un... come si dice? Un elicacottero. Quell'affare poteva andare su una luna e tornare. Davvero? Comunque me ne stavo da solo. Quando un giorno si presenta mio figlio Brabus dicendo che era ora di cambiare. Diceva che non era più sicuro che facessi quella vita. Mi ha detto di questo posto. C'è brava gente qui. Ci ho messo un po' ad abituarmi, sai, ad avere di nuovo gente intorno. Beh, Brabus è mio figlio.
È stata una sua idea trasferirsi in questa baraccopoli. Non che sia stata una cattiva idea. Se ne sta al poligono di tiro, se lo stai cercando. Ma non è un chiacchierone, quello lì. Si vede che non ha ereditato il gene del suo vecchio. Eh? Ah sì? Oh, ti ho già detto delle storie, vero? Anche quello, eh? Beh, adesso ci siamo, no? Le mie storie e l'ho stufato. Senti, siamo sicuri che abbia detto tre motivi? Perché ce ne sono solo due. E questo è certo. Ci sono solo due motivi per cui la gente viene a trovare Dente di Fango. E li sai entrambi. È la tua memoria che fa cilecca. Vabbè. Vuoi scherzare? Ma queste non sono solo storie. Sono resaconti obiettivi di fatti legittimerrimi a cui altrimenti non crederesti. Legittimerrimi? Da dove posso cominciare? Hai incontrato quella ragazza, Clementine. È una donna potente, ma non è sempre stata così. È vecchia quanto Ford, se riesci a crederci. È anche più vecchia delle mie ossa, sai? Quei due hanno molto in comune, incluso il viaggiare per i mondi. Vedi, è nata sulla Terra, ma Clementine ha trascorso 100 anni in un mondo innevato chiamato Risma. Risu. Ad ogni modo, cosa ha fatto per tutto quel tempo? Si è addestrata. Vedi, Risum è pieno di topi giganti e parlanti. Che schifo. Hanno ratti guerrieri, ratti balia e persino ratti mistici. Clementine è stata l'allieva di un mistico a due teste che si chiamava Seba. Sebu. Le ha insegnato tutto quello che sa. Lei non ne parla, ovviamente, per rispetto di Sebu. È un uomo ricercato, cioè, scusa, un ratto. Ma è la verità, l'ho visto in carne e ossa. E baffi. Ancora? No, basta. A questa non ci crederai, ma dovresti invece. Ti ho mai parlato del rivelato? No, non è una leggenda. È reale. Fidati. Reale come ogni maledetta storia che conosco. Era il re di un altro mondo. Un mondo che era stato invaso dai Root proprio come il nostro. O almeno sarebbe dovuto andare così. Il re velato ha radunato la sua gente per assorbire tutta l'energia possibile dal loro stramaledetto sole. L'ha usata per fabbricare un'arma. Appena i Root si sono fatti vedere, l'ha usata! Ecco, il re sapeva cosa sarebbe accaduto poi, ma non l'aveva detto a nessuno. Quell'arma non ha arrostito soltanto i Root. No, ha fatto arrosto anche quel mondo! Il re avrà anche spazzato via la ramaglia, ma ha distrutto metà del suo regno e ridotto l'altra metà in qualcosa di irriconoscibile. È per questo che indossa un velo, capisci? Perché è rimasto sfregiato e non vuole che nessuno veda la sua faccia maciullata. No, dai, ancora? Veramente? Questa è vera al 100%. Allora, quel giorno ero in perlustrazione con gli 8 folli. Era la mia banda a quei tempi. Ci siamo imbattuti in un vecchio ospedale.
Nel seminterrato c'era rintanata della gente chiusa lì da chissà quanto tempo. Ma i Root sono arrivati proprio quando siamo arrivati noi. Ora, gli otto folli erano tutti dell'idea di scappare. Dicevano che avevamo già un sacco di rape da pelare. Ma non io! Sapevo che a quella gente serviva aiuto e che aveva cibo e medicine. Perciò li ho difesi dalla ramaglia, lottando con le unghie e con i denti, letteralmente. Quando è tutto finito, gli otto folli sono corsi da me e io gli ho fatto un sorriso con i pezzi di ramaglia ancora attaccati ai denti. Dicevano che sembrava fango. E così è nato il nomignolo Dente di Fango. Da allora non l'ho più cambiato. Interrompimi se te l'ho già raccontata. Ti ho mai raccontato di quando ho ucciso 300 pezzi di ramaglia in una botta sola? È una bella storia. Come sai, vivevo in quel vecchio elioco paletto, quello che è. Era il paradiso per un cecchino. Fucilavo la ramaglia da chilometri. Ma una notte vengo svegliato da un gran fuscio e da un ululato. No? Allora guardo fuori e vedo che... che ci sono... Ah, finalmente si è addormentato. Aspetta. Certo che sono sveglio. Allora. Ma una notte vengo svegliato da un gran fruscio e da un ululato. No? Allora guardo fuori e mi accorgo che c'era maglia dappertutto, ce n'erano centinaia. Non la smettevano più di arrivare. Così mi dico che è finita. Ma poi, nascosto dietro un vecchio edificio, vedo un tubo del gas mezzo squarciato. Così prendo la mira con l'occhio buono, pregando Kennedy, il signore e Cash, e poi premo il grilletto. Il mio proiettile schizza come un falco impicchiata su una lepre. Beh! Non sta più parlando, fra l'altro, eh? Cioè parlando colpisce, ma non si apre. E boom! Le fiamme divorano tutta l'orda senza risparmiare neanche un pezzo di ramaglia. Da quella volta mi hanno lasciato in pace. Basta, dai, vai, un'altra ancora. Questa non penso di avertela raccontata. Ti chiedi mai come fosse il mondo prima che arrivasse la ramaglia? Io già sono seduto apposta. Il mondo era strapieno di persone. Sto parlando di milioni, se non di megalioni di persone. Era impossibile non starnutire in faccia a qualcuno. Questa gente non era come noi. Avevano così tanto cibo che mangiavano per divertirsi. Se avevano carne in abbondanza, si trovavano tutti insieme con un sacco di costolette. Lo chiamavano barbecue. Erano immuni a tutte le malattie. Non ce la fai. E tutti, ma proprio tutti, avevano un cucciolo. A quei tempi il mondo era governato da un... com'è che si chiamava? Un preside. Sì, ecco, che però doveva essere in accordo con il complesso. Sì, signore, tutto il mondo era governato dal preside degli Stati Riuniti. Si stava meglio a quei tempi. Se c'era uno screzio, la gente si ritrovava per ascoltare le ragioni degli altri e cercare di risolverlo insieme. Però immagino che Bo stia cercando di fare altrettanto con questo posto. E non è che gli stia riuscendo male. Ogni tanto bisogna sopportare la cattiva sorte.
per riavere quella buona. Prima o poi ritorna, se non ti arrendi. Sei il miglior pubblico che abbia avuto da tempo, devo ammetterlo. Però anche la mia lingua comincia a sentire il peso degli anni. Meglio che la faccia riposare un po'. Ti trovi nel posto giusto, viandante? Ecco. Come vuoi. Ma certo, però non è ancora pronto. Oggi a pranzo è passata una marea di persone. Ma prima che tu possa dire otto folli, ce ne sarà dell'altro. Beh, magari non così in fretta. Te l'ho già detto, vero? Torna tra un po'. Te lo preparo e te lo metto da parte. Torna tra un po'. Te ne metterò da... Vabbè. Beh, vedi di fare attenzione. Ok, c'è molta ironia in questo gioco. Bene. Questo? Che quante dice? Facce nuove di questi tempi. Le cose là fuori devono essere più facili. Ti do il benvenuto, viandante. Sono Reginald Malone. Ma i miei amici mi chiamano Reggie. E puoi farlo anche tu. Ho visto che sei qui con Bo e Clementine. Di certo faranno tutto il possibile per la tua amica. Non è la prima a venire qui per farsi aiutare. Sono famoso per raccontare delle storie. Anche se il vecchio dente di fango ne sa ben più di me. Ho visto. Oppure volevi dire che io raccolgo le storie, perché faccio anche quello. E mi piacerebbe ascoltare la tua, viandante. Oh, questo sembra proprio l'inizio di una bella storia. Accidenti, è una storia già vista. Ma spero che tu sappia che mi dispiace davvero per la tua perdita. Qui tutti possono identificarsi. Ma so che questo non rende le cose necessariamente più facili. Possiamo solo proteggere la gioia ovunque la troviamo, giorno dopo giorno. Che mi dici della tua amica? Come l'hai incontrata? Hai una fortuna sfacciata, sai. Non molti hanno ancora una famiglia. Certo, so che lei non è la tua famiglia reale. Ma chi se ne importa ormai? Non ha mai avuto importanza. Te la tieni stretta, mi hai sentito? Nel mondo non c'è niente per cui combattere se non per le persone che ami. A proposito della tua amica, ho sentito dire che è venuta qui con un brutto caso di putrefazione, Ruth. Cosa vi è successo là fuori? Figlio di una buona pistola. Quei bastardi e subdoli non sanno quando smettere. Mi dispiace tanto, viandante. Deve essere stata una bella esperienza. Sono felice che tu l'abbia vissuta. Beh, non preoccuparti. Abbiamo affrontato cose ben peggiori qui, credimi. Secondo me si rimetterà presto. E tu, invece, che cosa speri di trovare qui? D'accordo, se hai bisogno di una soluzione per ciò che ti affligge, oppure vuoi solo scambiare delle storie, ora sai dove trovarmi. Ma ci rivedremo presto. Se non venne niente. Come può aiutarti il vecchio Reggie? Andiamo. Potresti trovare qualcosa di utile qui. Ma vedi? Anche pure lui quindi vende delle cose. Interessante. Bella sta cosa. Fatti rivedere. Un sacco di dialoghi, cose da fare. Lavoro qui. Questo chi cacchio è? No? Si può parlare. Sì. Beh, chi cacchio è? Non parla? Ah, non posso parlare, interessante. Si complica la cosa. Vendo armature. Ok, quindi un sacco di cose pure lui. Molto, molto interessante. Quindi lui vende le armature. Poi ci vediamo. Nient'altro? C'è nient'altro che... Che dice? Ah, cosa è successo alla tua voce? Una coltellata al collo, molto tempo fa. C'è
Cioè, una figata sto gioco, mamma mia, troppo bello. Non immaginavo avesse tutta sta roba. Vorrei dare un'occhiata alla tua merce. No, vabbè, abbiamo capito. Perché hai lasciato la banda? Ero troppo vecchio per fare il bandito? Veramente? Vabbè, ciao. Sì, sì, vabbè, continua a scrivere. Un'altra ancora? Cerchi Ford, è al piano di sopra di quel magazzino laggiù. Vediamo se c'è del loot qua da prendere. No, non c'è niente. Non c'è niente da discutere, Clementine. Andiamo sopra. Qui, punto e basta. Non ricordo di aver chiesto il tuo permesso. Bada come parli, signorina. Scusami? Ho 132 anni nel caso te ne fossi scordato. E non sono tua figlia. Non hai alcuna autorità su di me. A riguardo, sì. Questa città ha bisogno di te. Non puoi andartene in giro alla ricerca di qualcosa che potrebbe non esistere nemmeno. Ah, senti da che pulpito. E tu cosa hai fatto negli ultimi 100 anni, eh? E cosa diavolo stai facendo adesso? Beh, è diverso. Io sto cercando di sistemare le cose. Un casino. Ne parliamo più tardi. Vattene. Ok. Li ho interrotti? Vabbè, questo che ti voleva dire intanto? Ci rivediamo. Volevi chiedermi qualcosa? No. C'è un sacco di brava gente qui. Se hai bisogno di... Cioè, parliamo con Ford. Abbiamo finito di cazzeggiare, dai, parliamo con Ford. Oh, che cosa abbiamo qui? Ah, il viandante, certo. Wallace aveva detto che... Sì, giusto in tempo. Mi spiace per lo spettacolo, però sai come stanno le cose qui. Le famiglie combattono. Andrew Ford, è un piacere fare la tua conoscenza. In persona. Sono sicuro che hai molte domande e io ho un favore da chiederti. Quindi forza, prima tu. Fammi vedere se riesco a darti tutte le informazioni che ti servono. Litigare non è come combattere. Io e Clem ci conosciamo più a lungo di chiunque altro qui. Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori in un breve arco di tempo. L'apparenza inganna. In realtà lei ha 132 anni. Aveva 16 anni quando l'ho incontrata per la prima volta. Sembra passata una vita intera. Ma da allora non è invecchiata di un giorno. Vedi, Clementine rimarrà per sempre giovane. Wow. Picchi ormonali, picchi di sentimenti, picchi di dolore. Sono sicuro che ti ricordi di com'eri. Altrimenti, quel piccolo attaccabrighe che hai portato qui te lo avrà fatto ricordare. Rispetto a chi? Bo sarà anche giovane. Ma sa come funzionano i Ward. Ha imparato dal migliore. È rimasto orfano quando era solo un bambino. Il Ward 13 lo ha, diciamo, adottato. Ha iniziato a occuparsi della sicurezza una volta cresciuto a sufficienza. Era bravo a fare il suo lavoro. È stato logico dare a lui l'incarico quando siamo arrivati qui. Wallace è un bambino speciale. È molto simile a una persona che conoscevo. Anche lei faceva brutti sogni. Sogna cose che non sono ancora accadute. È più come se riuscisse a vedere molto lontano nel presente. A volte. Non pensare che in città ci sia un'altra anima persa come Riggs. Non so come quell'uomo si alzi ogni giorno, ma lo fa. E noi gli siamo maledettamente grati. Sono sicuro di poterti aggiornare. Non proprio tu, nel senso di nome, grado, numero seriale, ma sapevo che qualcuno sarebbe arrivato. Non sei intelligente? Che scetticismo. Va bene,
Sapevo che saresti venuto oggi. O almeno lo speravo. Me l'ha detto il nostro giovane Wallace. È una storia più lunga di quanto possa raccontarti in questo momento. Per ora lasciamo così in sospeso. Sai quando alcune cose che bevi possono farti ubriacare e alcune cose che mangi possono farti ammalare o dormire? Beh, ci sono altre cose che fanno lo stesso. Non è il mio modo di fare. E fai attenzione a ciò che desideri, viandante. Ah, niente di troppo pericoloso. Devo sistemare le mie risorse e poi ce ne occuperemo davvero. Poi? D'accordo, viandante. Ora che hai sparato il tuo colpo, ecco il mio. Ho bisogno di un giovane attaccabrighe che aiuti un vecchio. Parla con Wally. Lo troverai al molo. Dopodiché, equipaggiati e vieni da me all'ingresso del Ward. Ti racconterò una storia. Beh, possiamo aprirla? Strano. Ah, c'è anche una combinazione in realtà. Ah, se n'è andato? Bene. Questa? Ne discutiamo più tardi. Ah, ok. Il molo non ho idea dove sia, però, eh. Vabbè, andiamo via. Ehi, fa attenzione là fuori con il fondatore. Non vogliamo perdere una leggenda. Oh, viandante, ho sentito che stai aiutando il fondatore. Si può dire che questo faccia di te una leggenda. Beh, l'ultima persona che ha seguito Ford ha cambiato tutto. E intendo proprio tutto. Il fondatore è strambo, lo so. I suoi risultati sono indiscutibili. Buona fortuna. Sono tutti molto criptici. Il molo sarà di qua? Che se c'è... Beh, ci mancava altri fangosi che si comportano come se fosse casa loro. Ti stavo prendendo in giro. Mi chiamo Brabus e mi occupo della sicurezza da queste parti. Però, siccome hai l'approvazione personale del sindaco, ora sei un suo problema. Ho anche il compito di assicurarmi che questa gente sappia difendersi. I Root non sono l'unica minaccia. A parecchia gente non va proprio a genio questa idea di ricostruire la società. E io lo so. Una volta ero uno di loro. Fino a 20 anni fa guidavo un branco chiamato Cani di Fango. Ci prendevamo quello che volevamo e uccidevamo chiunque ci intralciasse. Ai tempi era un mondo dove cane mangiava cane. Tutto era lecito per sopravvivere. Le cose saranno anche diverse ora, ma molti non hanno cambiato strada. E forse non lo faranno mai. Tieni l'arma carica e gli occhi aperti. Devo solo andare da Rex. Probabilmente lui saprà cosa fare con la mia arma. Ah. Scommetto che Riggs vorrebbe aiutarmi. Prima o poi dovrò fargli visita. Vedi qualcosa? Vedi di non causare problemi. Significherebbe solo più lavoro per me. Tieni l'arma carica e gli occhi. Di solito mi piace parlare con Wallace prima di affrontare una caccia grossa, sai, per trovare delle buone zone di caccia. Dovresti parlargli, è al molo. Ma dove cacchio sta sto molo? Da qua? Beh, penso... Che è sto coso? Che cacchio è? Oddio. Salve. Perdonami, non sono bravo con i volti dei Paxeltec. Che cacchio sei? Una faccia nuova. Pensavo di averla già vista prima. È così difficile distinguere i Paxeltec senza zoccoli e corna. Sono Sai Straxadwell. Il mio nome Paxeltec è Duel.
vendo cristalli provenienti dal mio mondo. Rendono i Paxultec più veloci, più forti e più potenti. Li aiutano a sconfiggere i loro nemici e i prezzi sono piuttosto onesti. Mia, che zeppola che tiene in bocca. Migliori cristalli in circolazione. Mamma mia, è fastidioso. I PNG sparsi per tutto il mondo nel World 13 possono essere usati per creare nuovi oggetti, mod arma. Ah, ok. Ovviamente non sappiamo nulla, però vabbè. Torna presto. Il poi... sole splende. Certo, Paxul. Cosa significa Paxultec? Paxultec estraneo ai Pan. Termine privo di significato forse nel mondo dei Paxultec, ma è di uso comune per Duel. Mm-hmm. Le gemme ricavate da un cristallo speciale che si trova solo su Yesha. Gli Ahane, i sacerdoti dei Pan, vietano l'uso di questo cristallo tra la gente comune, ma i Ghoul sono più ingegnosi di quanto gli Ahane credano. I Ghoul hanno sempre usato i cristalli per le armi o anche per cose più rozze, come le zuppe. Ma ci vuole un artigiano come Duel per esaltarne il potenziale. Tutti i cristalli sono speciali. Un cristallo è ordine, perfezione dall'esterno fino al cuore. Alcuni cristalli rifrangono la luce. Altri, come le pietre che portavo qui, possono creare ponti tra i mondi. Questi cristalli hanno un potere intrinseco. Alcuni Pan credono che siano divini, ma questo potere è soltanto l'interazione dell'armonia del cristallo con il caos del mondo. Proprio come fanno gli Ahane da secoli, io raffino il cristallo per amplificarne l'armonia e concentrarne il potere. Ah, sì. Basta, dai, andiamo. Alla prossima. Eccolo qua, Wallace là sopra. È fatto veramente, veramente fatto bene. Cioè, migliaia di dialoghi. Parlo con gli stranieri. Mondo vivo? Salutati da Wallace. Sentiamo che dice. Ti vedo, viandante. Sei la persona che Ford stava aspettando. Anche se lui non sa di star aspettando qualcuno. Lui pensa che gli serva aiuto. Ma è lei che ne ha bisogno. Tu sai, e non sai. Mi dispiace, non dovrei parlare. Le cose si complicano quando ne parlo. Sono Wallace. Te l'ho già detto? Probabile. È la mia vista, sai. Scusa, probabilmente ti ho già detto anche questo. Hai un cammino da seguire. Qui deciderai il primo passo. Ma potrai sempre cambiare strada se lo vorrai. Cioè... ah, selezioniamo la classe, così? Lunga gittata, contrassegni, danno di accuratezza. Corto raggio, duro a morire. Domatore. C'è domatore specializzato nel lavoro di squadra. Questo è molto originale, però. Ma che figata, se una più bella dell'altra. Pistolero.
Specialità del pistolero sono infliggere danni grezzi, maneggiare armi e conservare munizioni. Poi il classico medico, che però è ben equipaggiato in questo caso. Medico specialista sopravvivenza migliorando l'efficacia. Ma posso cambiarla in corso? Se hai capito sta cosa. Però mi piace sto cacciatore. Mi piace il fatto che posso girare a distanza. Però questo no, non lo so, porca miseria. Questo pure è utile, anzi forse è più utile questo, mi sa. Non c'è una via di mezzo? Non lo so, questo col cane non lo so. Cioè mi piace, ma fino a un certo punto. Quindi ho pistolero. Andiamo a cacciatore. Sì. Adesso ha tutto più senso. Ma hai ragione, certo. Il tuo cammino ti attende. Di a Brabus e a McCabe che ti mando io. Hanno quello che ti serve. Sono la prossima tappa del tuo viaggio. Alla prossima. Ah, già mi ha vestito? Ok, quindi già sono vestito. Quindi devo tornare da quello, mi pare. Dante ritorna. Sapevo che l'avresti detto. Ok, anche lui vende cose. Ci rivedremo, viandante. Ognuno di loro vende cose. Questo, no? McCabe ha detto che farai proprio bene a cambiare aria. Ah, aspetta. Forse intendeva per me. Comunque, se hai bisogno di lei, la trovi nel vecchio magazzino. Se fossi in te, parlerei con Brabus. Ti aiuterà con il... Ah, beh, ho fatto il giro completo. No, non ci voglio più parlare con questi. Ah, ci abbiamo anche un dialogo importante con Ava McCabe. Salve. Giuro su Dio e mia madre che... Ti ha mandato qui Bo o sei qui per caso? Wally. Merda. Dici sul serio? Va bene, allora che diavolo è questo viaggio? Non lo so. Giuro che se quel ragazzo non avesse sempre dannatamente ragione, non ce le tireremmo addosso a vicenda. Va bene. Beh, l'unico motivo per cui vengo infastidita è che sono brava con il martello. Quindi o ti modifico le armi, oppure troviamo un modo più creativo di usarlo. Ho sentito che hai trovato qualcosa di strano prima, durante la tua piccola scorribanda. Forse potrei farci qualcosa. Ah, ecco. Lancia una carica che esplode il contatto. Questo mi piace. Ah, posso creare tutto? Ah, no, ovviamente no.
forse sì. Ah, ok. Bene. Ecco fatto. Dovrebbe essere d'aiuto per qualunque viaggio tu debba intraprendere. Però devi dire a Wally che dovrà essere più specifico la prossima volta, ok? Abbiamo finito qui, giusto? O mi serve di nuovo il martello? Lasciate che vi risparmi del tempo, così non continuate a parlarne. Una volta noi vivevamo in quell'edificio laggiù. Poi è arrivato uno straniero, lo abbiamo chiamato Vagabondo. Avrai notato che qui tutti hanno un nomignolo. Beh, fatto sta che si presenta qui e ferma i Root. Ora viviamo in questi edifici qui. Ti è più chiaro adesso? Cosa faccio io? Vivo in modo semplice. Così ho meno di cui preoccuparmi. Brava. Guarda, niente di personale. Non voglio distrazioni quando mi impegno in qualcosa, ok? Mi dà sui nervi quando la gente arriva e interrompe il tempo che dedico a me stessa. Già. Ma ti dirò una cosa. È chiaro che non sei come gli altri sperduti che arrivano qui. Quindi ti propongo un accordo. Tu trovi qualcosa di interessante là fuori, me lo porti e io vedo se posso usarlo per potenziare le armi, ok? Bene. Ah, e se dici a qualcuno che sono stata gentile con te, ti faccio a pezzi. Simpatica. Dove sta Brabus? Eccolo qui. Salve Brabus. Forse dovresti fare un po' di pratica. Probabilmente lui saprà cosa fare con la mia arma. Quel ragazzo che parla con i Root. Mi fido poco di quel Wally. Ma non sono così stupido da infastidirlo. E non ti ha detto perché. Ho bisogno di qualcosa con una canna più lunga. Giusto. Quel ragazzo è matto, ma non stupido. In effetti la tua attrezzatura è... carente, diciamo. Sì. Se te lo chiede, digli che ti ho dato questa roba. Non molto per quello che ho in gratis. Bene. Ah, lo vedi? Se non la finirà più di rompermi se non ti mando subito da me. Pistola. Vabbè. Potrebbe aiutarmi. Vai a trovare Riggs. Poi dovrò è una spada d'acciaio. Può fare quello che vuole. Grande, grazie. Andiamo a parlare con Riggs. Ehi là, sono felice di vedere che stai bene. Che... Esatto, ma tutti mi chiamano Riggs. Cerco di tenere la gente al sicuro là fuori. La mia specialità sono i miglioramenti di armi e armature. A proposito, Bo mi ha detto che potresti aver bisogno di un po' di aiuto per rimetterti in sesto. Qualunque cosa ti serva, non ti far problemi a chiedere. Qui tutti ci aiutiamo a vicenda. Perfino McCabe. Beh. Immagino che non sia stato troppo preciso a proposito del perché. Sì, sembra proprio Brabus. Giusto. Beh, ho delle abilità molto specifiche. Penso di sapere cosa intenda. Cosa? Vieni da me se hai bisogno di migliorare il tuo equipaggiamento. Beh, sì, sono venuto da te. Cioè, vedi un attimo tu. Ok. È la miseria. Così mi piace. No, ok, non devo smontare niente. Abbi cura di te. Poi? Sarà meglio che ne valga la pena, viandante. D'accordo. No, non c'è più niente, infatti. Sì.
utile per vedi la di non grossa. Causare problemi significherebbe solo più adesso si ragiona. Ok, quanta bella roba che tiene. Ok. Certo. Due colpi al petto e uno alla testa risolveranno molti dei tuoi problemi. C'è un punto caratteristica. Un attimo, vediamo un attimo qua. Ok, l'armatura, i calzoni. Ok. Guanti. Bene. Ok. Ok, queste sono le nostre caratteristiche. Abbiamo un punto caratteristica disponibile. Ok, niente più. Sì. Audrey, c'è una cosa che volevo dirti. Adesso sembravi davvero Brad. Scusami. Cosa vuoi? Che dobbiamo fare a questo punto? Mi sono un attimo perso. Ah. Di nuovo qui, viandante? Forza. Cosa stai cercando di dire, Splendore? Ascolta, se conosci un medico migliore, vai pure. Fino ad allora mi occuperò di te e della tua amica al meglio. Dove sta della la diva, infatti? Sai come fa un medico a diventare bravo in ciò che fa? Anni di studio? Lo studio ti dà la conoscenza, una base necessaria, ma non ti rende più bravo. Per imparare qualcosa è necessario ripeterla ancora e ancora. Nel mio caso, imparo grazie alle persone che hanno bisogno del mio aiuto. Più sono le persone che soffrono, più io migliorerò nel curarle. E sappi che sono il miglior medico nel raggio di chilometri. Come ho iniziato con le medicine? Mio nonno ha curato la gente per tutta la vita, quasi per tutto il tempo in cui ci sono stati i Ruth. Ho iniziato ad assistere il nonno quando avevo 5 anni. Medicare le ferite, preparare i medicinali, operare. Chi più ne ha, più ne metta. Lo era. Ha aiutato più persone lui nella sua lunga vita di quante tu e io ne abbiamo mai incontrate. Ma la mano più grande gliel'ho data rovistando nei vecchi ospedali. Anche dopo un secolo ci sono ancora un sacco di cose da trovare. Tutta roba utile per qualcuno intelligente quanto mio nonno. Un sacco di cose. A quanto pare i vecchi umani avevano molte informazioni sul corpo umano, cose che neanche il nonno sapeva. Sapevi che un tempo erano in grado di sostituire i polmoni di un uomo con quelli di qualcun altro? O di mettere il fegato di un uomo morto in qualcuno con un fegato non funzionante? Se solo penso a tutta la gente che io e il nonno avremmo potuto salvare con quel tipo di conoscenza. Ah, c'erano un sacco di cose che potevamo usare, talmente tante che nonno alla fine smise di lamentarsi delle mie scorribande. La maggior parte dei medicinali di base è sparita da tempo, ma ci sono ancora molti strumenti e ingredienti. Roba che nessuno sa come usare, tranne me e mio nonno. Quello che non hanno, quello che non ho mai trovato, è una cura per la putrefazione Root. È per questo che così tanta gente è morta quando sono comparsi i Root. Un trattamento, non una cura.
Probabilmente non è stato l'unico. Sono sicura che altri abbiano trovato le stesse soluzioni in modo indipendente. Ma una volta inventato, il nonno ha viaggiato il più lontano possibile e l'ha mostrato a tutti quelli che incontrava. Non so dove abbia iniziato, ma credo che ogni trattamento entro 150 km da qui derivi direttamente dal suo lavoro. Se la tua amica è ancora viva, è lui che puoi ringraziare. Sono arrivata qui 10 anni fa. Mia madre era morta e il nonno non si sentiva sicuro nel portarmi in giro per le campagne da solo. Alla fine tutto è andato per il meglio. La città è piena di materiali e il nonno si guadagnava da vivere vendendo bende e medicine mentre medicava gratuitamente le persone. Io faccio lo stesso. È anche stato al fianco della vecchia comandante quando è morta. Non è riuscito a fare molto per lei, se non alleviarle la dipartita. Ma la gente di queste parti lo ha ringraziato per questo. Ci ha resi parte del World. Ok. D'accordo, cos'altro posso fare per te? E lei cosa vende? Cosa ti serve? Ok. Ci si vede, viandante. Questa? Ho sentito che Ford stava aspettando al vecchio World. Ma cosa stessi aspettando, non lo so. Aspetta, dici che serve più sale? Sto dicendo che hai il letto. Non so cosa stia tramando Ford, ma se lo stai cercando, l'ho visto vicino al vecchio World. Discutiamo più tardi. Mi sta ancora piangendo quella. Anche i personaggi si vedono. Quindi non capito solo dove sta. Dove è andata Ford, penso. Dobbiamo parlare con Ford allora a questo punto. Che non è questo. Ancora qui? Ok, abbiamo finito. Giro. Questo come si chiama? Non causare problemi. Che non mi dice come si chiama, no? Più grossa, ma non molto per quello che ho in mente io. Le scelte che fai là fuori. Hai visto qualche buona zona di caccia venendo qui? Credimi. Abbi pazienza. Ma questo qua è il tipo strano. Sai, non mi dice da qualche parte. È strano come certi giorni qui sia tutto così tranquillo, tutto così immobile. Già, troppo noioso, se vuoi la mia opinione. A volte mi piacerebbe avere un po' di avventura in più nella mia vita. Ah, sì? So che ho saputo che Ford ti sta cercando. Si trova all'entrata del vecchio World, oltre il poligono di tiro. Solo tu e io? Se ti va. Già. Hai fatto tu quell'aria. Magari il signor stare qui. Mi mando tutti da lui, per cui deve essere lui che mi sta cercando. Vabbè, questo è quello là di prima. Ho visto Ford poco fa, stava andando al vecchio World. Utile per la caccia. Eccolo lì, eccolo lì. Eccolo qua. Infatti è l'unico posto dove non ero stato. Ok, andiamo a parlarci. Sembri volere già affrontare qualsiasi cosa. Che facciamo? Andiamo a vedere cosa c'è laggiù. Eh sì, che cavolo. Sono felice di sentirtelo dire. Seguimi. Tempo di sistemare una cosa. No, non ho detto. Thank you.
ancora l'odore di casa. Ecco, prendi questa. La manovella va girata. Un tempo era una struttura di ricerca, all'avanguardia. Facevamo cose qui che nessuno si è mai sognato di fare, né prima né dopo. Eppure, nonostante tutta la manodopera, non abbiamo capito cosa fossero davvero le pietre finché ormai non era troppo tardi. Le pietre? Le pietre del mondo. Enormi cristalli rossi che ci fanno vedere altri mondi e addirittura ci permettono di raggiungerli. Allora, cosa facciamo? Nascondiamo le pietre e speriamo che i sovietici non le trovino? No. Dovevamo sapere tutto il possibile al riguardo. Era una questione di sicurezza nazionale, di orgoglio. Quindi, sì, abbiamo aperto la porta e l'abbiamo varcata. Ma c'era qualcosa che aspettava dall'altra parte? Non è successo subito, diamine. Gli abitanti dei mondi che avevamo visitato non potevano seguirci. Pensavamo di essere al sicuro. E invece i Root trovarono il modo. Dopodiché, beh, sappiamo tutti cos'è successo dopo. Ok, dovrei aprire un attimo la porta. Vediamo se riusciamo a un attimo fare questa cosa. Devo fare. Forse.